La ripresa dei lavori sull'A14, sospesi solo nel periodo estivo lungo la fascia adriatica, continuano a creare non pochi problemi di traffico. Le criticità in particolare riguardano, oltre alle lunghe code, anche diversi problemi per il gran numero di mezzi, TIR compresi, che abbandonano l'A14 per percorrere via Roma a Silvi, questo in ogni ora della giornata, creando problemi alla sicurezza e alla salute. Per questo motivo il sindaco del comune costiero Andrea Scordella ha chiesto l'installazione di un dispositivo per misurare le polveri sottili e torna a lanciare l'idea per la realizzazione della variante ANAS sulla statale 16. Ma indubbiamente questa è una problematica che ormai ci portiamo da troppo tempo. Naturalmente con questi cantieri e soprattutto con questo flusso veicolare, soprattutto per i mezzi pesanti che escono sul nostro territorio, è una problematica che naturalmente va affrontata. Noi in questo momento abbiamo chiesto un monitoraggio sulle polveri sottili e dell'inquinamento acustico sul nostro territorio attraverso una richiesta fatta all'ARTA e alla ASL proprio per tenere sotto controllo questa situazione e soprattutto spingere in questo momento per questa famosa variante 16, cui noi siamo promotori e che crediamo sia indispensabile per la salute dei cittadini. La cosa che preoccupa maggiormente è che i lavori in corso sul tratto autostradale sono ancora lunghi e questo significa che i disagi continueranno ancora per molto. Per questo motivo, per il sindaco Scordella, c'è bisogno di un'alternativa di facile realizzazione. Sappiamo che è un programma, è un progetto insomma, che verrà sviluppato in diversi anni, però sappiamo che dobbiamo naturalmente dare il via a quest'opera perché è un'opera strategica per l'intero territorio e non solo per la città di Silvi. E il ministro Salvini ha preso un impegno proprio quando è venuto a Silvi. Il ministro Salvini ha preso un impegno, attraverso i suoi consiglieri e i suoi tecnici stiamo lavorando proprio per portare avanti questo progetto. Naturalmente un appello lo rivolgo alla Regione Abruzzo perché deve essere da capofila proprio per il nostro territorio. Noi ricordiamo che siamo la cerniera tra le due province di Teramo e di Pescara e siamo a un passo dall'area metropolitana di Pescara. Dunque risulta estremamente necessario sfruttare questa opportunità.